Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi ragazzi siamo in CAS, nel Crea un Sim, perché come avrete letto dal titolo, oggi andremo finalmente a creare un nuovo cavallo, signori, un nuovo cavallo per la nostra famiglia, dato che Rutilia l'avevamo comprata, diciamo, dal maneggio, come dire, dal signore che vende i cavalli, insomma, oggi finalmente andremo a vedere questa cosa nel CAS, perché ovviamente non l'avevo ancora vista e la voglio vedere insieme a voi di questa espansione nuova. Ovviamente ragazzi, Rutilia la vediamo in tutta la sua bellezza, è molto carina, cioè l'ho acquistata ma già fatta molto bene. Cosa mi stavi facendo? Mi stai sbadigliando, Rutilia? Dovremo andare a fare un cavallo maschio, perché ragazzi, uno stallone, insomma, perché comunque voglio far accoppiare la nostra Rutilia, voglio avere un allevamento di cavalli oltre a partecipare alle gare, e quindi signori abbiamo bisogno di avere, diciamo che i figli si fanno in due, no? Se si vogliono fare in maniera biologica, ecco. Quindi, anche se effettivamente ormai in The Sims si possono fare anche da soli, basta andare, se sei umano, basta andare al centro, come si dice? Centro ingravidamento? Una cosa del genere. Allora, passiamo alle cose serie, ragazzi. Io non conosco le razze dei cavalli, sinceramente. Ora, non conosco neanche granché quelle dei gatti e dei cani, però qualcosina in più magari la so, dei cavalli proprio zero. Comunque la nostra Rutilia è una Clydesdale, carina, e lei, Rutilia, è intelligente, amichevole e indipendente, quindi magari il nuovo cavallo lo facciamo con tratti diversi, anche per vederlo appunto, e magari per la razza però volevo lasciargliela uguale, perché comunque raga, i puri sangue per fare l'allevamento c'è bisogno di, vedete, questo è un Mustang ed è decisamente diverso, però molto carino, posso dire, guardate, uno e uno, due, bellino, è più piccolino questo cavallo. Allora, come si fa a mettere, allora, innanzitutto maschio, ok, vediamo i tratti prima, no, io prima lo farei, perché i tratti magari lo facciamo in base a corpo, razze, eccole qui, abbiamo comunque, ragazzi, una marea di razze. Welsh Pony, adorabile, lo voglio vedere. Bellino. Poi c'è questo che si chiama Puro Sangue. Non si sa cos'è. Cioè, proprio già la come si dice? La razza si chiama Puro Sangue. Perché Shire, sono strani, adorabili. Ora, io posso dire, li vedo qua. Oddio, forse questo c'ha una faccia diversa. Li vedo tutti uguali. Cos'è questo? Percheron. Ma non c'è tipo il cavallo andaluso? Adorerei. Mustang, cos'è che abbiamo detto? Com'è che è il nostro Clydesdale? Quindi dobbiamo andare sicuramente sopra. Olandese a sangue caldo. Favoloso. Dov'è? Eccolo il Clydesdale. E in effetti è una seconda Rutilia. Cioè, forse era un po' più scuro. No, è proprio Rutilia, raga. Oddio, ma è qua. Ah, ora, anche voglio dire, però Anche no. Allora, questo che cos'è? Questa è d'equitazione. Facciamo quello normale, infatti. Oddio, sarebbe da Dio mettergli il cappellino. No, lo voglio fare di un altro colore, sicuramente. Razze, ok. Corpo, andiamo qui. Corpo, cioè, coda. No, questo è il corpo, non è la coda. Gli zoccoli. Non so, ce n'è solo uno, quindi. Oddio, potrebbero essere di un altro colore. Ah, bellini. Esatto, bellini. Questo invece sono le criniere. Adorabile. E c'è magari, però io prima voglio fare il manto. Allora, noi abbiamo queste colorazioni qui. Potremmo farlo leggermente diverso, nel senso che magari lo facciamo un po' più, potrebbe essere anche con dei tratti più scuri, più, oddio, un po' più marroncino. Adorabile. Questo è proprio più scuro, però, eh. Ci sarebbe anche sul grigino. Oddio, ci sarebbe anche rosa. Bellino. No, Daniele, rosa no. Andiamo, facciamo lo scuro, dai. Why not? Ah, di base è questo. Questo qui, bello scuro. Belli. Guardate che muscolatura che c'ha. Favolosa.
E mettiamogli anche qualcosa di nero. Why not? Why not? Mi piace, devo dire, non è per niente male. Andiamo sulla criniera, ragazzi. Criniera che abbiamo varie tipologie, cioè un po' dal parrucchiere, signori. Cioè la vuoi liscia o la vuoi mossa, insomma, o lo vuoi proprio senza criniera? Oddio, è Little Tony praticamente, no. Questo, ah, ce l'ha un po' così, un po' più corta, quindi di base il Clydesdale ce l'ha così, però signori, se lui ce l'ha così, al massimo gliela possiamo fare mossa. Adorabile. Oppure più co. Dai, la facciamo un po' più corta. Ci abbiamo anche il ciuffo. No, vabbè, voglio morire. Allora, lui di ciuffo quale c'ha? C'ha questo. Potremmo farglielo un po' più così. C'ha anche il ciuffo più lungo. Mi fanno troppo ridere, raga. Oddio, c'è. Che grezzo. No, te prego. Questo è sen. Oddio, un po' rasato. No, te prego. Dai, facciamoglielo leggermente più corto, mi piace. Ma la domanda è, ciuffo e criniera, glieli lasciamo neri? Perché potremmo glieli potremmo fare anche un po' più sul marroncino, mi piace. Facciamogli marroncini, dai. Adorabile, adorabile, sì, dai, ci sta. Ci sta. Un po' diverso, ci sta, raga. Ah, si fanno anche questi, quindi. Perché noi abbiamo 1, 2 e 3 senza. Ok, questo va bene. Criniera coordinata, ci sta, ci sta. La coda abbiamo questa, ce ne sono varie, ragazzi. Se gli facevo il capello mosso, questa sarebbe stata da Dio. Questa è la coda del cavallo di Barbie, raga. La treccia, adorabile. Posso dire che mi piace tantissimo. Questo è molto figo. Devo dire, sulla possibilità di cavalcarlo, magari gliela possiamo mettere. Io gli lascerei questo e gliela lascerei ovviamente coordinata con il capello. Molto molto bello. Devo dire, spessore del manto, raga. Ci sarebbe anche così. Però mi sa che il Clydesdale è un po' più rado. Quindi mi piace con la muscolatura bella così. Bella, bella, bella. Corpo, raga. Ah, non c'è la possibilità di. Oh, sì, c'è la possibilità. Facciamolo un po' più muscle, più muscoloso. Guardate che muscolo, che chiappa c'ha. Adorabile. Il manto l'abbiamo fatto. La tipologia, io gli lascerei questo, sinceramente. Non ho capito molto bene il. No, sul colore del manto. Ah, il muso e le gambe le potremmo cambiare. Però no, devo dire che mi piace. Forse leggermente più beigiolino. No, devo dire che bianco mi piace. Posso dire? Posso dire? Lo dico. L'ho detto. Questo ovviamente quotidiani non ci di. E poi c'è la modalità dipingi. Non so se fargli qualcosina, sapete? Io neanche i cani ho fatto granché. Potremmo magari qualche striatura proprio. Scusate, una linea così. Adorabile. No, qualcosina tipo. Ah, lo fa anche dall'altra parte. Non è male. Mi è piaciuta questa cosa che ho fatto. Facciamogliela però anche sul collo fino alla. Bello che. Sul collo fino alla zampa. E quindi magari anche tipo così. Al volo. Bellino, bellino, bellino. Forse un po' più trasparente. Glielo colorerei un po' così. Le culette. Dai, why not, raga? Giusto per dargli una parvenza di creatività. Adorabile, adorabile. Non è male, non è male. E lui sarebbe così, raga. Andiamo però, scusate, agli abiti. Andiamo un attimo sugli abiti da. Questa è la. Da equitazione. Abbiamo varie selle. Ah, c'abbiamo il sottoselle. Scusate, possiamo togliere tutto? C'è la possibilità di togliere tutto quello che c'è? Grazie. La sella ci deve essere per forza, mi sa. Oppure no? Ah, di base c'è la sella, non si può cavalcare a pelo, come dire. Ok, quindi ci abbiamo, o li mettiamo il sottosella, che non è male comunque.
Guardate con questa colorazione, questo verde petrolio, come ci sta bene. Anche il blu ci sta molto bene. Anche questo verde, effettivamente. Marrone, sì, però era giusto per dare una colorazione diversa. Cosa... Ma sapete che mi piace questo... Mi piace questo blu, raga. E poi abbiamo la sella un po' più easy, più semplice. Abbiamo questa che è proprio super. Questa mi piace molto, posso dire. Mi piace veramente tanto. Forse però mi piaceva più scura. Questa qui. Figa. Figa, raga. Poi ci sono varie... No! Di che colore gliel'ho lasciato? Sì, ok. Poi ci sono due tipologie di briglie. Non capisco qual è la differenza. Secondo me è una differenza di colore. Così? Non è proprio lo stesso colore, raga. Non è proprio lo stesso colore. Io lo voglio abbastanza uguale, scusate. Allora, questo sarà un problema. Glielo dobbiamo mettere per forza? Sì, glielo mette di questo colore. E allora, scusate, mettiamo forse un po' più scuro o un po' più chiaro. Bellino anche chiaro, eh. Non mi dispiace. Risalta troppo, però. No, questo secondo me ci sta bene. Io odio quando in The Sims non fanno le cose in coordinato, raga. Che non riesco a trovare il colore giusto. Secondo me è così, raga. Oppure glielo dobbiamo mettere sui toni del blu. Come il sottosella. Bellino anche. No, non mi piace, mi fa cagare. Scusate. Forse questo è più adatto. Sì, decisamente. Bellino. Bellino monte. Mi piace un monte. E poi abbiamo cappellini e robine varie che anche no. La coda non può cambiare in base al... Proviamo, proviamo. La coda non può cambiare crine. No, la coda o la metti fin da subito con questa roba oppure no. Peccato, peccato perché... Gliel'avrei messo nella cosa del come dire, nell'outfit di equitazione. Come lo chiamiamo, ragazzi? Allora, lei si chiama Rutilia Paddock, quindi di cognome sicuramente Paddock. Nome maschile del... oddio, ci sarebbe Furia al cavallo del West. No, orrendo. Come si chiamava il cartone? Il cavallo del cartone, amore, come si chiamava? Oddio. Spirit. Spirit. No, che trash. Che trash. Ma chiamiamolo... Ma chiamiamolo Alfonso. Bellino, mi piace Alfonso per il cavallo. Se c'è qualcuno che si chiama Alfonso tra i miei follower, raga, mi piace Alfonso comunque per il cavallo. Non ve la prendete, dai. Su. Allora, i tratti, signori. Avevamo detto che lei era fantastica, intelligente, amichevole, indipendente. Ciao. Allora, eviterei aggressivo perché, ragazzi, più che per un problema di... Cioè, ribelle, scusate, non c'è aggressivo. Più che altro perché li devo far accoppiare. Quindi ribelle... Di non riuscire a saltare vengono addestrate e sviluppano le proprie più lentamente. Tendono ad essere più scontrosi. No. Io direi, ragazzi, spirito libero. E diventano tristi se vengono lasciati al chiuso troppo a lungo. Tranquillo, timoroso. Adorabile. Intelligente, coraggioso. No, cioè aggressivo. Sono più perfidi nei confronti degli altri sim e più difficili da addestrare. Forse ribelle, allora. No, allora mettiamogli energico. Spirito libero, paura. Dai, ribelle, spirito libero. Madò. No, allora togliamogli spirito libero, ribelle. Mettiamogli, no, una sola, un po' più difficile, raga. Mettiamogli bisognoso. Perché ha bisogno delle attenzioni. Bellino, bellino, Alfonso Paddock. Bellino. Eccolo qui. Ma è stupendo, raga. Lei è Rutilia e lui è Alfonso. Ciao, Alfonsino. Alfonsito.
Ciao, facciamogli una fotina ad Alfonsito, che ci piace tanto. Bellino, bellino. Mi piace, mi piace. Ok, ci sta, ragazzi. Io ovviamente toglierò un paio di migliaia di Simoleon dal reddito, diciamo, diciamo dai soldi che hanno i nostri paddock, raga, perché sennò è troppo semplice, quindi facciamo finta che l'abbiano adottato. Devo dire, molto molto bello. Comunque c'è anche questa situazione qui, per vederlo magari se uno vuole... patatino, ti metti in questa posizione se uno vuole disegnargli, no? Qualcosa sotto al ventre, bellino. E poi si alzano, bellino. Mi piace. Allora, devo dire che forse non è super fornitissimo quando andiamo a parlare di abiti, ovviamente, raga, di accessori, cioè ce ne sono due messi in croce. Però stiamo parlando di cavalli, cioè ora non è che gli metterei l'abito da sera al cavallo, quindi ci sta. Devo dire che le razze sono tante, ora non è che si vede chissà quale grande differenza, però si vede la differenza, raga, cioè non è grandissima, ma si vede. Le varie crine, sia per la coda che per il ciuffo, sono molto carine. Io, come al solito, sia per i cani che per i gatti che per i cavalli, ti dico, essendo un'espansione che poi non verrà migliorata tipo i capelli degli uomini, sono sempre poche rispetto a un'idea di longevità e di differenza. Però non è che un cavallo gli puoi fare rasta, come dire, quindi ci sta, ci sta. Però devo dire che il casco del cavallo mi piace, molto carino. Il cavallo è molto bello da vedere, l'animazione è stupenda. I tratti sono comunque 11 se non erro, infatti, quindi non sono neanche pochi, raga. Poi uno può metterne anche solo due, credo, non c'è bisogno, non credo ci sia bisogno per forza di metterne tre, però voglio dire, why not? Molto molto bellino, molto... c'è la voce? Ah, amo. Gliela facciamo un po' più bassa, mi piace. E non vedo l'ora di vedere il puledro, raga. Però il puledro lo vedremo quando Rutilia è il nostro Alfonsito. Basta, ragazzi, non si chiama Alfonso, si chiama Alfonsito. Il nostro Alfonsito copuleranno e quindi ci creeranno dei cavallini, dei puledri. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Va bene, ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Io torno qui con il faccione. E nulla, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se siete nuovi. Ma se siete nuovi, raga, andate a commentare subito e andatevi a presentare perché io vi voglio conoscere. Altrimenti, raga, comunque, in generale, commentate e fatemi sapere cosa pensate di Alfonsito, se vi piace come l'ho creato, cosa pensate voi del cast di questa nuova espansione. E come al solito, raga, se volete sostenere questo canale, c'è il tasto mi piace, il commento già lo sostiene, diciamo, il canale. E poi, se proprio volete essere i maggiori sostenitori, c'è il tasto super grazie che vi permetterà di offrirmi il caffè, diciamo, il valore di un caffè. Io nel frattempo vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzo, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!